E benvenuti su Un 2 3 Nerd. Io sono Otacon e questo video è dedicato a tutti gli appassionati come me di Sony PlayStation, i cosiddetti sonari. La next gen è arrivata e i più temerari hanno già acquistato le nuove console al day one, sia PlayStation 5 che Xbox Series X. Già in una live avevo espresso i miei dubbi per queste persone che acquistano al day one, appena uscite, una nuova console, perché alla fine si fanno prendere dall'hype e quindi finiscono per fare da beta tester paganti. Ne avevamo parlato insieme anche a The Wall di questa cosa e avevamo espresso tutti e due i nostri dubbi. E molte volte queste persone acquistano la Next Generation che è incompleta e presenta molte. Sto parlando sia di Xbox che di Sony. Anche da sonaro dico questa cosa perché sia con PlayStation 4 che con PlayStation 3 abbiamo visto questa cosa e la gente sembra non imparare mai dai propri errori. Però va bene, non siamo tutti uguali e va bene così. In questo video volevo illustrarvi come cambiare il vostro hard disk meccanico della PlayStation 4 e sostituirlo con un SSD, aumentando così di molto la velocità della console, soprattutto per i giochi in digitale, e la longevità della stessa PlayStation 4. Naturalmente tutti i link e la descrizione della procedura, oltre che illustrata da me in questo video sarà in descrizione. Che dire, iniziamo pure. Attenzione, prima di procedere al cambio dell'hard disk è consigliabile salvare i propri dati tramite backup o su chiavetta. Aprire e sostituire il disco della nostra PlayStation 4 è relativamente molto semplice. Bisogna premere sulla parte indicata nel video facendo attenzione a non rompere la cover della console. Una volta che la cover si è distaccata, quanto basta, sfiliamola, come nel filmato. Il disco è fissato alla console da una vite e successivamente allo chassis in metallo con altre 4. Rimuoviamole e sostituiamo il nostro hard disk con l'SSD. Richiudiamo il tutto e prepariamoci per la prossima fase.
Per installare la nostra PlayStation 4 bisogna che scarichiamo il sistema operativo della nostra console. Mi raccomando di non scaricare l'aggiornamento, ma come indicato la versione per la reinstallazione. Il link in descrizione. Effettuato e completato il nostro download, bisogna che prepariamo la nostra chiavetta. Ne serve una da almeno 2 giga e bisogna formattarla in FAT32. Creare l'albero delle cartelle come indicato nel video e infine porre il file scaricato in precedenza nella cartella indicata. Siamo arrivati dunque all'ultima parte del nostro tutorial. A questo punto inseriamo la chiavetta creata nella nostra console e colleghiamo il pad tramite l'apposito cavo. Accendiamo la console tenendo premuto il tasto accensione sino a sentire il secondo beep. A questo punto accendiamo il nostro pad per poterci muovere nel menu e aspettiamo che la nostra PlayStation 4 rilevi la chiavetta e chieda se vogliamo reinstallare la nostra PlayStation. Premiamo sì. E attendiamo che la console completi tutte le fasi, come indicato nel video. Una volta completata la procedura, possiamo ricaricare il backup se lo abbiamo effettuato o scaricare i salvataggi dal PlayStation Plus se li abbiamo caricati. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile e soprattutto ne esistono alcuni su internet, ma non sono così granulari come questo video qua, perché ho provato a seguirne io stesso uno per cercare di capire, ma non faccio nome né niente, ma c'erano delle spiegazioni che erano sbagliate e giustamente me ne sono accorto benissimo. E mi raccomando di seguirlo bene e che dire. Qui di fianco troverete i nostri social, se avete qualche domanda scriveteci pure. E da Undertrend è tutto, io sono Otacon, grazie di averci seguito.